stella, provarono una gioia grandissima. Maurizio Delli Carpini insieme a Diana Mandonni, come sempre, ha curato la regia, uno sforzo notevole da parte dell'intera comunità di Sant'Agapito, ma insomma alla fine lo sforzo è stato premiato, tantissima gente e unanimi consensi. Certo, senza dubbio il nostro presepe, ci teniamo a sottolinearlo, presenta una peculiarità, è un presepe artistico. Artistico a 360 gradi, perché? Perché vi è recitazione, vi è musica, vi è canto, addirittura vi è anche coreografia. Questo grazie ovviamente al supporto della compagnia teatrale Folteam, che da 20 anni, proprio quest'anno che siamo nel 2015, ha festeggiato i suoi 20 anni, porta avanti a Sant'Agapito una centenaria addirittura tradizione teatrale. Abbiamo quindi avuto modo di cogliere questo momento proprio come momento fondamentale anche per la nostra attività. Perché? Perché noi portiamo avanti una tradizione, e anche quella del teatro, ma anche quella del presepe è una tradizione, per chi crede, per chi non crede, non è questo, ma è comunque una tradizione che soprattutto ci fa stare insieme, questo grazie anche ovviamente all'afflusso di gente che c'è stata, per cui è veramente un presepe da riseguire anche l'anno prossimo, perché è veramente molto particolare e il tutto contribuisce ad emozionare lo spettatore che si ferma ad assistere poi alle scene recitate, dialogate appunto della Natività. La particolarità di questo presepe è che non ci sono solo le persone di Sant'Agapito, ma anche alcuni ospiti del progetto SPRAR. Siamo con Aaron Davlazai. Tu da dove vieni? Dove? Qual è il tuo paese di provenienza? Io sono Afghanistan. Afghanistan. E come ti trovi qui a Sant'Agapito? Sant'Agapito... Stai bene? Ti piace qui? Mi piace, sì, sì, piace. Sant'Agapito, tutto Italia. Io felice, Italia. Piace questo presepe? Sì, sì. Contento di partecipare? Sì, contento. Desai e Insigne, anche tu fai parte del progetto SPRAR, da dove vieni? Io vengo dall'Eritrea. Ecco. E come ti stai trovando qui a Sant'Agapito? Due mesi piace Sant'Agapito. Ti trovi bene con la gente qui? Sì, sì, bene, bene. Ti piace? Sei contento di partecipare a questo presepe? Sì, prima 9 anni festa, bene, bene. Tazagol Jabaked, sì, sì, sì. Tu da dove vieni? Io sono Afghanistan, abito Jalalabad. Adesso Esernia, prima Roma, Bormio. Piace Esernia, piace, buono, tante buono. Trovi bene qui? Ah, bene, bene. Ti piace partecipare a questo presepe? Sì, sì, piace, 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 tante piace, sì. Venite a vedere. Ecco il re di Israele che porterà la giustizia in questo mondo. Non ero sicuro di quello che avrei trovato. E arrivando qui, in una stalla, ho creduto che i miei fratelli si sbagliassero. Ma adesso intuisco il disegno divino.
non poteva essere diverso, non nella gloria, ma nell'umiltà. Accetta questi nostri doni in segno di omaggio, incenso che profuma la dimora dei potenti. L'oro, il decoro dei re, la mirra, la più preziosa erba d'Oriente e la più amara. E ora ascoltatemi bene, partite subito da Betlemme. Erode segue i nostri passi, ma vuole trovare voi. Ha saputo del bambino e lo sta cercando per ucciderlo.